ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, buonasera, ed è arrivato anche il venerdì con voi, questo bel venerdì ormai primaverile, dove devo dire che ci sono in alcune zone d'Italia dove sono già iniziate anche delle belle feste di piazza. All'aperto, sì. E allora, sì, magari non farà caldissimo la sera, ma in ogni caso si sta bene, dai, siamo contenti, certo, di questo. Noi siamo contenti disposti perché assaggiare anche tutte le specialità di tutte le varie feste locali. Ne abbiamo già fatte, certo, un paio, abbiamo assaggiato, poi abbiamo fatto per esempio una festa della chiocciola e quindi abbiamo assaggiato le chiocciole. Sì. So che molti diranno, figuriamoci le chiocciole. Cibo prelibato. A me piacciono, che ti devo dire? Non si trovano così facilmente. Non si trovano più così facilmente e soprattutto ci sono queste belle sagre che ce la fanno assaggiare. Allora, poi quando arriva l'estate, che è caldo, quando arriva la primavera c'è anche tanta voglia di uscire, di muoversi, sempre più voglia di andare in giro. E poi dicono anche che a primavera nascono gli amori. Beh, quello possono nascere in tutte le stagioni, mi auguro, no? Ma a primavera di più, perché a primavera ci sono anche fiori, profumi. Gli effluvi primaverili. Vabbè, magari ci sono anche raffreddori perché ci sono le allergie. Però gli ormoni vanno un po' in subito. A primavera di più. Infatti dai, ci ha pensato bene Luciano Nelli a scrivere un brano qualche anno fa che si chiama Tanti modi per amarti. Questo è un brano Galeotto. Che si può dire, quando uno ama lo può dire in tanti modi. Io ho conosciuto girando un po' mezzo mondo, ho conosciuto tanti modi per dire ti e amo. E li hai imparati tutti? Ma parecchi sì. Morsa, Capoce, Temo, Guanive, Calasca, Iade, Scardemi, Nera, Castassino, Amo, Cocagne, Agapimo, Cetem, Allovio, Libidici. E poi qualcuno, ma non ti trovi mai a piedi. Adesso non mi chiedete di che lingua era quella lì, eccetera, quella là. Per esempio, uno non lo direbbe mai. Che gli svedesi, che tra l'altro gli svedesi sono anche, praticamente le donne svedesi sono anche molto, approvisceranti, nel senso che approvisceranti non vuol dire niente, ma vuol dire, cioè, rende l'idea. Sì. Per esempio, io ti amo, in svedese si dice Jadre Skardei. Ora, cioè, uno che mi dice Jadre Skardei è molto più carino, come una mia amica tanto tempo fa del Veneto mi disse ti voglio bene. Ecco. Era più bello, dai, vabbè. Polente Osei. Vale. Allora, tanti modi per amarti. Versione remix di Luciano Nelli. Per la vita che m'hai dato, per la gioia di ogni giorno, la fortuna di incontrarti, passo solo in quel momento. My Lord.
una bella canzone dedicata alla sua terra, sì, che poi è anche la terra nostra, perché diciamo è toscano come noi, Gabriele Cerri, La terra mia. Ricordi che mi affollano la mente di noi che correvamo là, dove è rimasta solo quella statua che parla di una grande libertà. Dall'alto quella chiesa ci guardava, il mondo per noi era tutto qua, ma è tanto che oramai tu sei partito. Questa è la terra mia, giornate intere a immaginare. Questa è la terra mia, in barca a pesca con mio padre. Questa è la terra mia, la terra mia, la terra mia. La 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 la, la 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 la. La terra mia, la terra mia, la terra mia. Non posso stare senza lei, non posso abbandonare lei, perché? Perché? Non posso stare senza lei, non posso abbandonare lei. Questa è la terra mia, i baci, il bar e le risate. Questa è la terra mia, giornate intere a immaginare. Questa è la terra mia, barca a pesca con mio padre. Questa è la terra mia, la terra mia, la terra mia. Na 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 na, e na 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 na. La terra mia, la terra mia, la terra mia. E na 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 na, e na 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 na. La terra mia, la terra mia, la terra mia. Amico mio, ti scrivo questa lettera, amico mio, se puoi ritornare qua. Andiamo a vedere che andiamo combinano vedere questi ragazzi, combinano, ma dai, vediamo un po'. Ma anche vediamo i giurati che ci interessano assai di più, forse. Tu che sai fare? Il sentiero del cuore. Tu che sai fare? Tu che sai fare? Tu che sai fare? Dai, Are, giochiamo insieme. Dai, Are. Dai. Dai, Are. Fai bravo, fammi entrare nel tuo corpo. Are, giochiamo insieme. Are. Are. Va bene, dai. Entra. Non dimenticare di chiudere porta. Finalmente la maestra mi ha fatto rientrare, però devo ricordarmi di chiudere la porta. Finalmente sono a casa. Buonanotte. Tu che sai fare? Che sai fa', tu che sai fa', che sai fa'. Una bella canzone cantata da due voci straordinarie, sì, da due carissimi amici. Lei è Francesca Mazzuccato e lui è Roberto Polisano, questo grande attore, attore, cantante, poliedrico, soprattutto sotto, sì, tutti gli aspetti. Ci fanno ascoltare? Prendimi così. E vai. Prendimi così. Non cambierai. Se cambiassi, sai. Difficile, incomprensibile, vorrei star solo, sai, giochi coi pensieri miei. Sì, me l'hai detto già, una storia così, ma chi ci
adesso no. Mi lasceresti e lasceresti quello che di me ti ha fatto innamorare. Andiamo, anzi vai Paola a intervistare l'artista di oggi. Buon parte piacere. La sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, no? Ma Elena, possiamo anche accavallare le gambe, metterci come vogliamo. No, non dobbiamo stare la scena di un film. Elena Cammarone, Basic Instinct, il vestito c'è, è chiaro. Orchestra Castellina Pasi, una grande amica, una grande donna, una grande cantante, come dicevo nei giorni scorsi. Noi chiacchieriamo anche nei fuori onda. Vai. Secondo me se facessero un taglia e cuci sarebbe ancora più divertente delle interviste. Sai che audience! Non lo fate mai. Allora, abbiamo raccontato un po' della tua vita. Sì. Hai avuto una bambina appunto qualche anno fa. Un anno e due mesi fa abbiamo la Sofia, sì, che è diventata già una presenza, vabbè, basilare, ma anche nelle tue serate, perché devo dire che tu riesci a staccare dalle 21 in poi, non sei più mami, perché la bambina rimane nel camerino con la tata, sì, e la mami va a fare la leonessa sul palcoscenico, sì, non è facile. Praticamente ci stacchiamo solo quando sono sul, esatto, palco, anzi ora neanche più di tanto, perché lei inizia ad essere grande, mentre prima passava proprio, che ne so, tutte le 4 ore in camerino. Adesso è grande, c'ha voglia di gattonare, di girare. Quindi gira nei locali. Sì, alla tata gli indica la porta, come per dire, capito, lei vuole venire a sentire un po' di musica. Insomma, sta lì una mezz'oretta. Poi magari dorme, si e addormenta. E poi, capito, si culla con la musica e si riaddormenta, capito? Però tenerla ora proprio tutte le ore nel camerino è un po' complicato. Tu l'hai fatto, quanti mesi dopo hai ripreso l'attività, dopo il parto? Quanti mesi io dopo? Mi sono fermata una settimana prima di partorire e ho ripreso 10 giorni dopo. Praticamente io in totale, scusa, sono stata ferma dall'8 gennaio al 2 febbraio, 27 giorni. Lei doveva nascere il 16, poi è nata il 21 gennaio. Quindi ha ritardato un po', diciamo, la sua venuta. E io al mondo. Il 3 febbraio ero già al MEP. No, io ti devo cantare la sigla Wonder Woman, cioè qui ci siamo proprio della serie. No, e Jerry guarda, da lavorare. Paola, io dico la verità, ho fatto una gravidanza da Dio, non sono, ecco, mai stata male. Cioè, il parto alla fine è andato tutto bene, stavo bene, anche se mi erano rimasti 2-3 punticini, ce li avevo ancora, ma sì, non si sentiva niente, cioè stavo bene. Comunque, no, dobbiamo anche, insomma, dirlo, no, pubblicamente, che poi la gravidanza non è una malattia, se non nei casi in cui c'è la minaccia d'aborto, no? Quando ti richiedono di stare proprio a riposo, ci sono quei casi, però io non posso dire, guarda, ecco, ringraziando Dio, cioè, sono stata benissimo, fortunata, due mezze nausee, ecco, quindi due mezze nausee proprio. Come le donne di una volta che andavano a lavorare nei campi, l'Elena invece andava appunto a calcare il palcoscenico. Sì, oddio, non ti nego che ne so, 2-3 volte è un stata po' dura. Un mal di schiena, il classico dolore all'anca, femmina non manca, infatti, okay, mi dicevano. Ah sì, dolore alla, mi bellissima, fa un po' male l'anca. Femmina. E allora le signore mi dicevano, quando ancora non sapevo il sesso della bambina, no? Se era maschietto o femmino, cioè, dolore all'anca, femmina non manca. Quindi poi è arrivata la femmina, infatti. Ma sicuramente hanno detto la verità, non hanno mentito. Ecco. Invece il titolo della canzone che ascoltiamo oggi è Mentiras. Ma sì, chi è che mente? È lui lì, ne combina. Cioè, ma puoi tornare a casa? Sì, puoi tornare a casa con uno sbavo di rossetto sulla camicia. Guardate. La fatta grossa, infatti, veramente. Io poi gli ho menato, ma donne, ma voi non avreste fatto così. Ti voglio vedere all'opera. Mentiras, Elena Cammarone, l'orchestra Castellina Pasi. Mentiras, tú llegas con mi vida, que no es lo que yo quiero. Dueño de mi corazón,
Allora, mentre Luciano Nelli sta schiacciando appunto, sto cercando il numero ma non riesco a trovarlo, lo farò io fra poco. Devo dire che ci hanno scritto da Ventimiglia. Ventimiglia, sì, una WhatsAppata da Ventimiglia al confine proprio con la Francia, sì. Ed è Laura che vuole dedicare all'amica Sara un brano famoso della Patti Pravo nazionale. Oh, c'è l'Immensi, ma nella mia versione. C'è l'Immensi. Infatti lei scrive: dedico alla mia amica Sara la canzone C'è l'Immensi di Patti Pravo, cantata da Paola Belloni. Ah. Un saluto ai bravissimi Luciano e Paola, Laura. Grazie. Sono onorata, grazie, di poterla dedicare anch'io con la mia voce a Sara. È un brano che tempo addietro eseguivamo anche molto più spesso perché è ballabile, comunque un bel lento, ma certo, ballabile. E adesso dovremmo rispolverare perché c'è qualche locale che lo ama in particolar modo. Che lo ama in modo, particolar modo, a parte durante le nostre serate, sì, che lo chiedono sempre. E allora, jukebox, dedica. C'è l'Immensi, Paola. Sono immensi, yeah. Ridere guardando il mondo con la felicità di quando il cielo è immenso. Puoi mai dimenticare quel che mi ha fatto vivere? Sono immensi, 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 immensi. Ma tu che cosa aspetti che ti dica questa sera al Calipso? Se la colpa non è mia, ma è tua. Anzi, è sua. Grazie, Paola Belloni. Proseguono i ritornelli con questo, è bravissimo, lui è un bravissimo cantante ed è un bravissimo fisarmonicista, Edmondo Comandini, e siamo veramente felici e ringraziamo, sì, le edizioni Novalis proprio per avercelo inserito nel programma. E questo è un bellissimo valzer, si chiama Sogno Proibito ed è pensate, una scrittura del 1861 del maestro Pietro Fantini, che è rivisitata e rivista dal grande Edmondo Comandini. L'ascoltiamo volentieri come una delle ultime produzioni Novalis e la andiamo così. Edmondo Comandini, vai. Sogno Proibito. Thank you.
adesso vi salutiamo. Ciao amici. Mi raccomando, andate a ballare, perché ballando si vive meglio. Sempre meglio. Sì. Ciao a tutti. E votate la canzone. E ormai mancano pochi giorni. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.